Ciao a tutti nerd, qua Mr. Drix e oggi siamo in un nuovo video. Oggi sono qua per mostrarvi nel dettaglio l'auto de classe Turbo che è uscita oggi martedì 5 aprile. Avevo già fatto un video in cui la mostravo però ho deciso di farne un altro dove vado nel dettaglio a modificarla. Quindi entriamo subito da Benny. Allora, modifichiamo Tornado Custom, vediamo. E ecco qua la nostra auto lowride. Allora, paraurti anteriore. Allora, c'è standard, barre verticali cromate e barre cromate. Barre cromate mettiamo. Paraurti posteriori, c'è copriruota de classe, copriruota tornado, copriruota dettaglio livrea. Io metterei questa. Telaio. Copertura delle ancate. Ah, ok, dove c'è la ruota. Colore principale, cromate e piastre, dettagli livrea e piastre. Mettiamo questa che ci sta bene con lo stile dell'auto. Antenne classiche a molla a sfera. Io direi di mettere quella a sfera. Finiture. È possibile scegliere le finiture dell'auto, però conviene venirle a vedere alla fine, quando abbiamo scelto la livrea dell'auto. Quindi andiamo sul serbatoio, c'è colore secondario, cromato e livrea. Mettiamogli la livrea. Blocco motore. Allora, copertura motore tornado, scanalate cromate e verniciate. Mettiamo verniciate. Filtri dell'aria, vediamo. Mettiamo i ramp pipe verticali. Marmitte, c'è la standard, tripla laterale, doppia laterale a tubo, marmitta doppia a canna di fucile. Così non ce la vedo, né tantomeno così, perciò direi di mettere quella doppia a canna di fucile. Parafanghi, decorazioni cofano, come potete vedere aggiunge quella specie di alette, neanche, sopra i fari. Prendiamo questi cofani. Allora, standard, classico, molto carino, backcatcher triplo e singolo come al solito, livrea lato interno e pannello lato interno. Interessante, io direi mettergli la livrea all'interno. Impianto idraulico, ovviamente se lo pompiamo. Ok, possibile, vediamo. Quadruple, anzi ne sono due di quadruple. Mettiamo queste qua a pannello. Interni, rivestimento, design rivestimento. Ci sono tutti i soliti interni per tutte le auto di Benny. Io direi di mettere cuoio a righe. Cruscotto, anche qua è possibile modificare il motivo, però vedremo alla fine. Quadranti pure. Va bene, andiamo direttamente alla livrea. Ok, ho cambiato il colore dell'auto così le livree si vedranno meglio. Comunque, ok, pip stripping classico, molto semplice diciamo. Poi c'è quello a spirale, tutte queste sono molto semplici. Pappone dettagliato, blu retro, elettrico, molto carina questa. Neogeometrica, molto bella anche questa. Ragazze e angelo corrotto. Non so se scegliere ragazze o angelo corrotto. Vediamo. Però quelle fiammate lì ci stanno bene. Vediamo l'angelo corrotto. Vediamo ragazzi in tutti i suoi dettagli. La scelta non è facile, Va bene, mettiamo intanto angelo corrotto. Ok, torniamo agli interni, quindi il colore
dei dettagli, l'ho lasciato tutto nero. E mettiamo come motivo sul cruscotto gli uccelli. Quadranti. Vediamo, fiamme. E vediamo, c'è anche a negativo, ma mettiamolo. Ma sì, dai, mettiamolo al negativo, che ci potrebbe stare bene. Quindi torniamo, visto che ci siamo, al telaio, e qua mettiamo rifiniture, finiture gli uccelli. Tettucci. Ah, e c'è possibilità di scegliere anche il tipo di tettuccio: leopardato, tigrato, zebrato, pelle di coccodrillo, mimetico e mimetico digitale. Mimetico mi piace. Bagagliaio, altoparlanti, altoparlanti quadrati, altoparlanti tondi. Direi di mettere quelli tondi. E quindi il nostro lavoro l'abbiamo finito. Eccola qua. Siamo molto accattivante come auto. Molto anche, salta anche molto in alto, Andiamo serbatoio, se si vede, come vedete si vede la livrea e anche sotto alla ruota. Allora, quest'auto qua è decappottabile, perciò possiamo anche andare in giro così, secondo me ci sta molto bene, senza cappotta. Qui l'auto con gli sportelli aperti, come vedete anche il bagagliaio, non ci sono neon all'interno, però ecco qui la livrea dentro al cofano, molto carina. Quindi portiamola subito in garage. Ecco tutta la nostra collezione di auto lowrider. Purtroppo non c'è la possibilità di avere più posti in questo garage per i due veicoli che usciranno le prossime settimane, vale a dire il minivan e la Sabre Turbo, quindi sarò obbligato a metterle in un altro garage. Se volete vedere le modifiche di queste auto e volete conoscere i piani della Rockstar nel mese di aprile, perché usciranno due nuove auto oltre a questa qui che è appena uscita, due nuove modalità competizione dove ne parlo meglio, vi lascio il link qua sotto in descrizione dei due video che ho fatto dove ne parlo meglio, e vedete in anteprima già le modifiche degli altri due veicoli. Quindi bene nerd, per questo video è tutto, ci si ribecca martedì prossimo con il minivan, bella